Sabato 23 ottobre gli studenti del Master in Management e Marketing dello Sport dell'Università di Tor Vergata sono tornati nella cittadina termale senese per un convegno sugli effetti del turismo sportivo nello sviluppo di un territorio. Il convegno, in diretta streaming sulla pagina delle Terme di Chianciano, coordinato da Matteo Cardinali, si è svolto presso la Sala Fellini del Parco Acquasanta delle Terme di Chianciano. Gli studenti, oltre a visitare gli impianti, hanno potuto ascoltare e fare domande durante l'evento che ha visto la presenza anche del sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti, dell'amministratore delegato di Terme di Chianciano, Carlo Alberto Martellozzo, che si è collegato in diretta ed ha assistito ai lavori fino ai saluti finali. Presente anche Simonetta Pattuglia, docente del Master. Tanti gli interventi, sia da parte dei rappresentanti del territorio che da esperti che lavorano su altri territori, collegati in streaming. Un momento di confronto e di esperienze per i ragazzi del marketing in un territorio che ha raccolto per 3 anni i riconoscimenti di ACES come Comuni e Comunità Europea dello Sport. Di costi, investimenti in strutture, palazzetti, piscine. Si è parlato poco del campo, si è parlato poco di posizionamento, si è parlato poco di marketing, di comunicazione, mentre credo che un territorio come la Toscana, Chianciano oggi perché siamo qui a Chianciano, l'Italia nel suo complesso, e qui porterò qualche esempio della mia Romagna, io sono riminese, credo che possa dire molto molto di più. Quindi riuscire a creare veramente, e qui lo anticipo, che poi sarà l'oggetto della mia conclusione, un distretto di turismo sportivo all'interno del quale gli investimenti in strutture vanno di pari passo con l'organizzazione di eventi, con modelli di marketing pianificati, strategici, verso target che vengono prescelti, con un'apertura internazionale, con l'organizzazione appunto di eventi sia sportivi sia di turismo sportivo amatoriale, perché veramente questo è davvero un modello di business vincente. Ed è vincente perché si autoalimenta ed è vincente perché diventa un driver di sviluppo e di ricchezza per i territori e per le destinazioni.